L'espressione rischio idrogeologico viene usata per indicare tutti i danni, reali e potenziali, e i fenomeni il cui innesco è condizionato prevalentemente dall'elemento acqua, sia superficiale che sotterranea, dalle caratteristiche di rocce e terreni, nonché dalla morfologia del paesaggio, in modo più generico, quindi dalla storia geologica di una determinata area. Le manifestazioni più tipiche di fenomeni di dissesto idrogeologico sono frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e anche le valanghe. In realtà, ai fini di protezione civile, è più opportuno differenziarli e definirli come il rischio idrogeologico relativo agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane in ambito urbano. Il rischio idraulico, relativo agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. Il nostro territorio è naturalmente predisposto al dissesto idrogeologico a causa della natura dei terreni, geologia e conformazione geomorfologica. Ma vi sono fattori che possono esaltare gli effetti delle precipitazioni. Ciò accade nel caso dei piccoli bacini idrografici, nei quali le piene dei corsi d'acqua si manifestano in modo molto rapido, dando luogo ai cosiddetti flash floods, alluvioni lampo. Ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, ove non si possa intervenire con misure strutturali, cioè lavori di sistemazione dei corsi d'acqua e di consolidamento dei versanti in frana, si attuano le cosiddette azioni non strutturali, cioè le attività di allertamento e sorveglianza dei fenomeni, insieme alla pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile. Ecco perché è importante parlarne costantemente, imparando e diffondendo le buone pratiche di autoprotezione, come nella campagna Io non rischio. Se pensi di volerti mettere ancora più in gioco, iscriviti ai corsi Pronti all'azione ed entra anche tu nel fantastico mondo del volontariato di protezione civile. Facciamoci trovare pronti. Pronti all'azione.